Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina sindacale. Tre società sarebbero interessate ad acquisire lo stabilimento di Alifluids di Canosa Sannita. La notizia arriva dai sindacati che hanno raccolto queste indiscrezioni e subito è stato chiesto un tavolo con il Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di salvare i 120 posti di lavoro. Il servizio di Francesca Romana Testi. CGL, CISL e UIL si incontrano per parlare di una nuova chance per salvare la di Alifluids di Canosa Sannita e anche i suoi dipendenti. Dopo tante proteste da parte dei lavoratori, preoccupati di perdere il proprio impiego, il 31 agosto sono cessate tutte le attività ed oggi la preoccupazione per il loro futuro. Sappiamo che ci sono un interesse, più di un interesse, di tre società collegate fra loro che vogliono un confronto e presentare un progetto. La Fresenius non può bloccare, dopodiché tre anni fa ha preso questa azienda, ha preso i cosiddetti clienti e ha tolto tutto. Noi vogliamo, chiediamo alla Regione e al Ministero che si riapre questo tavolo per dare una continuità e una speranza ai lavoratori dell'azienda di Alifluids. Secondo indiscrezioni che i sindacati stanno appurando, tre società sarebbero interessate ad acquisire lo stabilimento di Canosa Sannita per riavviare le attività e con loro ridare impiego ai dipendenti altamente specializzati che oggi si trovano senza lavoro. Quello che preoccupa forse è la capacità delle professionalità che sono in campo di poter fare magari un prodotto concorrenziale. Non è questo, perché è un prodotto diverso e quindi sarebbe anche un contributo sociale che potrebbe dare. Voglio dire una cosa molto importante, che tra l'altro la Fresenius in Abruzzo ha chiuso lo stabilimento, però a livello produttivo negli ospedali abruzzesi consegna tuttora molti prodotti Fresenius. Quindi la regione a questo punto dovrebbe anche fare da volano per far capire a queste persone che questi lavoratori hanno bisogno di iniziare a lavorare. A Teramo è arrivata in prefettura l'avvertenza di 12 lavoratrici delle mense scolastiche del comune che non percepivano lo stipendio da due mesi. Andiamo a vedere insieme il servizio di Elisa Leuzzo. Si è risolta nel giro di un'ora la situazione relativa al ritardo nei pagamenti degli stipendi alle lavoratrici delle mense scolastiche del comune. Per ora risolto, nel senso che l'azienda ha dichiarato di aver fatto i pagamenti arretrati. Noi ovviamente abbiamo sollevato un problema anche più generale di gestione del rapporto di lavoro, nel senso che vogliamo che comunque ci sia una puntualità nei pagamenti, perché come abbiamo ricordato in prefettura parliamo comunque di salari medio-bassi e quindi insomma il ritardo anche di qualche giorno comporta problemi. Noi speriamo, anzi abbiamo chiesto e c'è stato un impegno da parte della prefettura, davanti al prefetto, da parte dell'azienda, chiediamo che il pagamento sia puntuale entro il 15 di tutti i salari. Il problema si risolve innanzitutto con una fatturazione cosiddetta disgiunta, cioè noi adesso fattureremo, credo faremo in tempo sicuramente entro gennaio 2016, attraverso una fatturazione del 70% di quello che è alla vivenda e il 30% alla PAP. Questo sta bene, poi nel tavolo devo dire che il prefetto è stato risolutore nel fare da buon arbitro dalle parti. Quindi la PAP non è una promessa, ha dichiarato che entro prima di Natale pagherà tutte le spettanze che ci sono da pagare alle cuoche e quindi insomma io credo che il problema l'abbiamo risolto. Presente tra gli altri anche il presidente della provincia, che ha parlato della situazione anomala negli appalti tra cooperative e enti pubblici. Ma questo è il problema che hanno tutti gli enti locali, dalla provincia a tutti i comuni, e cioè si arriva alla fine dell'anno, ci sono problemi di cassa e quindi i pagamenti avvengono sempre con un po' di ritardo e ovviamente a soffrire di più sono i dipendenti di quelle cooperative che hanno più difficoltà a trovare accesso alle anticipazioni bancarie. E noi cerchiamo di sopperire a questo problema anticipando quei pagamenti rispetto ad altri, perché in realtà gli enti locali devono seguire ovviamente una cronologia dei pagamenti. Per casi di situazioni di urgenza eccezionali, questo, siccome per me quei dipendenti sono uguali dipendenti degli enti pubblici, diciamo, c'è un occhio di riguardo in più.
Ed ora parliamo di ricostruzione. Dopo la scadenza del contratto del titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere Paolo Esposito, dal 1 dicembre è stata sospesa l'erogazione dei fondi per la ricostruzione nei centri storici dei comuni, un impasse che solo Ministero e Governo possono sbloccare. Giorgio Alessandri. Solo qualche giorno fa avevamo preconizzato un blocco dell'intera attività di ricostruzione nei comuni del cosiddetto cratere sismico. Non ci è voluto molto per essere facili profeti di ciò che si stava verificando, con un blocco dei finanziamenti e delle pratiche scattato dal 1 dicembre. Da quel giorno, infatti, il titolare dell'USRC, ovvero l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Cratere, Paolo Esposito, non ha l'autorità per firmare provvedimenti dispositivi, in quanto il contratto, scaduto il 30 novembre, non è stato rinnovato né, tantomeno, è stato individuato un suo sostituto. Stop quindi all'erogazione di fondi, nonostante la macchina sia rodata e, per quanto possibile, continua a lavorare nonostante manchi la benzina ed il pilota sia fermo ai box. Le istruttorie delle pratiche, quindi, vanno avanti con il personale al lavoro negli uffici di Fossa, quartier generale dell'USRC, ma di soldi neanche a parlarne. Fino ad oggi sono 45 su 55 complessivi i piani di ricostruzione autorizzati per la rinascita dei comuni del cratere e di quelli che non vi sono ricompresi, per una programmazione di quasi 3 miliardi di euro a fronte di una previsione di spesa complessiva di 3 miliardi e mezzo. Decine inoltre sono gli interventi di edilizia pubblica nelle scuole autorizzati, mentre ad oggi sono quasi 300 i cantieri attivi in tutta l'area del cratere sismico. Numeri importanti che gli amministratori locali sperano convincano Ministero e Governo a firmare il provvedimento di proroga di Esposito, manager di origine abruzzesi, alla guida dell'ufficio speciale dal 2012, quando la struttura fu creata dal governo dell'epoca guidato da Monti. Ed ora torniamo a parlare delle prefetture. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Teramo per il dietro front del governo sul taglio delle prefetture di Chieti e Teramo, in particolare per quanto riguarda la nostra regione. Ora Brucchi pensa a scongiurare il taglio alla sanità a livello regionale che porterebbe alla ASL unica. Vediamo. Sindaco, la presa di posizione sui tagli alle prefetture fatta da parte sua e dal sindaco di Chieti ha avuto buoni risultati? Ma guardi, io credo che era soltanto una questione di buonsenso. Mi fa piacere che insomma, qualcuno ha fatto ragionare il governo. Io devo dire che l'onorevole Tancredi si è impegnato su questo e gli va dato riconoscimento. Era, ripeto, una questione di buonsenso. Io ho spiegato bene che con questo ed altri provvedimenti città come Teramo, città medie, che fanno parte dell'ossatura del nostro paese, rischiavano di essere desertificate. Mi fa piacere che questo il governo lo ha compreso, soprattutto nel momento in cui c'è bisogno di maggiore sicurezza per tutto quello che sta accadendo. Le prefetture avrebbero portato la conseguenza naturale di perdita dei comandi provinciali, di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e della Questura e del Questore. Questo ovviamente non era possibile e quindi diciamo che sono soddisfatto perché comunque questo territorio non perderà queste importanti istituzioni. Sono anche un po' soddisfatto perché alla fine la mia battaglia, che se vogliamo ho combattuto anche un po' da solo, alla fine, come dire, è stata vinta, ma non da Maurizio Brucchi, non conta questo, dalla città di Teramo e da tutte quelle città come Teramo che rischiavano di perdere le prefetture. Quindi adesso bisogna continuare a lavorare, a convincere Luciano D'Alfonso che quella della ASL non è una... diciamo la ASL unica porta le stesse conseguenze della perdita della prefettura. Far perdere i rappresentanti locali, provinciali, per quanto riguarda la sanità e i territori, non porterà nulla di positivo. Io questo l'ho detto e lo continuerò a dire. Invito ancora una volta la Regione Abruzzo a riflettere su questa scelta, è una scelta che non porterà niente di buono. E ripeto, basta guardare la Regione Marche, quello che accade nella Regione Marche, per capire quello che sto dicendo è la verità. Dopo il taglio di 35 milioni di euro al fondo patronati stabilito dalla finanziaria, la nuova legge di stabilità contiene un ulteriore taglio di 28 milioni di euro. Pronta allora la protesta dei sindacati e dei patronati da mettere in scena a Roma.
Questo vuol dire, tra le altre cose, anche tagliare la gratuità di alcuni servizi? Sì, che è l'aspetto che a noi ci preoccupa di più, perché comunque i nostri servizi sono dedicati in particolare ai disabili, alle persone che perdono il lavoro, quindi alle fasce più deboli della società, per cui i servizi a pagamento rischiano di precludere l'accesso al welfare appunto delle fasce più deboli. Negatività sui dipendenti e quindi sull'occupazione? Certo, senz'altro, voglio dire, dopo il taglio di 35 milioni l'anno scorso, il taglio di quest'anno dei 28 milioni, la riduzione dell'aliquota del fondo patronati, praticamente questo ulteriore taglio precluderà un taglio della forza occupazionale del mondo patronati almeno il 20%, la chiusura di almeno la metà delle sedi, quindi voglio dire i servizi che noi tra virgolette cerchiamo di portare sempre più vicino ai cittadini verranno meno. Dal precedente taglio dei 35 milioni di euro c'era stato un accordo con il governo dove praticamente loro si erano impegnati a fare dei decreti sulla ristrutturazione dei patronati, cosa che non è avvenuto, invece siamo ritrovati di nuovo con un taglio di 28 milioni di euro. È una cosa inaccettabile perché praticamente vuol dire smantellare una parte del welfare praticamente, quindi dei servizi alla cittadinanza. L'anno scorso la mobilitazione che avevamo fatto, dove avevamo raccolto 1.200.000 firme in tutta Italia, quindi nel giro di una ventina di giorni, quindi anche questo denota la sensibilità che la cittadinanza ha verso i nostri servizi. Ci sarà un'azione dai patronati più rappresentativi? Sì, stiamo già in campo la campagna Ci metto la faccia e il mercoledì saremo a Roma in piazza di Montecitorio appunto per portare le nostre ragioni in Parlamento. Adesso una notizia che riguarda la cronaca, in particolare l'emergenza immigrazione, perché sono 45 i nuovi profughi provenienti dal Nord Africa che sono destinati all'Abruzzo. È approdata infatti ieri mattina nel porto di Reggio Calabria la motonave norvegese Siem Pilot con a bordo 905 migranti di varia nazionalità, 714 uomini, 168 donne e 23 minori. Vi sono anche delle donne incinte e un neonato di 52 giorni. Dopo le visite mediche i migranti sono stati trasferiti secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno, 45 in Abruzzo, 25 in Basilicata, 231 in Calabria, 50 in Emilia-Romagna, così come in Liguria, 80 in Lombardia, 120 in Piemonte, 10 in Valle d'Aosta e 100 in Puglia. E dunque saranno 45 quelli destinati ad arrivare nella nostra regione. Andiamo avanti adesso ci occupiamo di inquinamento. Sale il livello dello smog nell'area di Pescara e l'amministrazione comunale prende provvedimenti. Sentiamo quali nel servizio. Livelli di smog molto elevati, a Pescara scatta l'allarme e l'amministrazione prepara un piano per ridurre il traffico dei veicoli più inquinanti. Noi abbiamo ritenuto negli incontri che abbiamo fatto precedentemente di delineare un intervento non a spot, e devo dire come è stato fatto negli anni precedenti legandolo a questo o a quella manifestazione, ma fare degli interventi strutturali nel corso di un periodo, quello che arriva fino alla primavera diciamo inoltrata, fino a marzo-aprile. Per il momento però a livello di intervento emergenziale riteniamo di dover intervenire da lunedì 14 a venerdì 18 limitando l'accesso nell'area centrale di Pescara alle macchine che hanno una certa vetustà e quindi quelle più che producono inquinamento atmosferico. Dal 14 dicembre al 18 il traffico veicolare sarà interdetto nell'area più centrale della città ad alcune categorie di autovetture. Per le auto a benzina lo stop riguarderà quelle che rientrano nella classificazione Euro 0 ed Euro 1. Per i diesel invece stop a Euro 0, 1 e Euro 2. Va detto però che l'inquinamento non è soltanto da collegarsi all'inquinamento veicolare, certamente questo contribuisce. In attesa di poter disporre anche di un piano che sta predisponendo la Regione Abruzzo in virtù del decreto legislativo 155 del 2010, noi attueremo delle misure, diciamo adesso, compensative per ridurre, favorire una qualità dell'aria migliore, ma sicuramente ha bisogno di interventi più radicali e strutturati in un periodo più largo. Cambiamo decisamente argomento perché a Giuliano Teatino si è celebrata la giornata per i caduti in agricoltura. La nostra regione sotto questo punto di vista è tra le peggiori in Italia. Vediamo.
Età troppo avanzata di molti addetti, obsolescenza di macchinari e attrezzature, caratteristiche orografiche del terreno, in tanti punti scosceso. Sono le cause principali degli infortuni in agricoltura che vedono l'Abruzzo ancora ai primi posti nella classifica italiana delle regioni in maglia nera. Il dato è emerso a Giuliano Teatino, dove si è tenuta la seconda edizione della giornata in memoria dei caduti sui campi, organizzata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, istituita dalla legge 30 del 2013. Si fa il punto della situazione sulla prevenzione, si fa il punto della situazione sulle nuove tecniche che vengono messe in opera per prevenire gli incidenti mortali. Voi sapete che in Italia gli incidenti mortali in agricoltura sono tantissimi, una percentuale importante, soprattutto in Abruzzo. Sta tra le prime tre regioni dove muore la gente che lavora nei campi. In Abruzzo abbiamo registrato nel 2014 un aumento da 29 a 31. Se andiamo a vedere questi infortuni mortali in rapporto al numero degli addetti, noi abbiamo un indice di frequenza, un indice di gravità molto alto, per cui diciamo che l'Abruzzo si colloca tra le prime regioni in Italia per infortuni mortali. Per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo registrato sette morti, anche nel 2013 7, e la zona più colpita, diciamo così, è il Chiedino, con 4 morti sul lavoro in agricoltura. Necessità dunque di migliorare la sicurezza. Il nuovo PSR offre opportunità concrete per gli agricoltori, come spiega l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe. Il piano di sviluppo rurale inizierà a intraprendere il suo percorso attraverso i bandi, la competitività, ma soprattutto la sicurezza delle nostre imprese agricole. Tanti sacrifici, tanti lutti abbiamo riscontrato nel settore agricolo regionale. Dobbiamo intraprendere un'azione di fortificazione, di ammodernamento soprattutto del parco mezzi dei nostri agricoltori. Ed ora ci occupiamo di un progetto di marketing turistico. Si tratta di una serie di servizi che coinvolgeranno i comuni della provincia di Chieti e Teramo e creeranno turismo di tipo vacanziero, ma anche per quanto riguarda le persone che devono sbrigare affari nel nostro territorio. Vediamo. Linee guida per il piano marketing. Il comune di Pescara presenta un'iniziativa, in questo caso su cosa si basa? Ma questa città e questa amministrazione vuole lanciare la vocazione turistica della città, e insieme alla DMC stiamo lavorando appunto per il piano marketing turistico strategico della città di Pescara, che sarà tutta una serie di azioni che lanceranno appunto la vocazione turistica della città, appunto un programma da cui partiranno tutta una serie di interventi che serviranno a lanciare questa vocazione da qui al futuro. In realtà poi si intreccerà anche con altri comuni, quindi in questo senso si guarda l'aspetto naturalistico, paesaggistico e poi cos'altro? Ma sicuramente parliamo del mare, ma parliamo anche di enogastronomia, arte, cultura, culto, c'è un po' di tutto in questo territorio. Un fatto che mi pare saliente da sottolineare è che per la prima volta la città di Pescara e la città di Chieti stanno insieme attorno ad un tavolo per decidere strategie turistiche, che mi sembra, dopo anni e anni di grande campanilismo, mi sembra un fatto anche questo decisamente innovativo. A Pescara si è svolto un convegno finalizzato a mettere in luce le difficoltà che incontrano i fratelli di persone con disabilità. Andiamo a vedere insieme il servizio. Quando si parla di persone con disabilità, spesso ci si riferisce ai genitori, alle loro preoccupazioni sul futuro e la vita dei propri figli. Molto raramente invece si punta il focus sullo stato emotivo e psicologico del fratello o della sorella che non vive quella disabilità. A Pescara è stato istituito un percorso condiviso che ha visto mettere in stretto contatto i due fratelli senza la presenza dei genitori, che spesso si frappone nella loro relazione. Quindi noi abbiamo pensato di fare questo convegno, questo progetto, proprio per la crescita di questi fratelli, che magari non si trovano poi impreparati quando noi non ci saremo più e si trovano ad affrontare tutte le problematiche del fratello e non sono preparati, quindi renderli più maturi, più responsabili, ma anche farli stare fra di loro, conoscersi con altri fratelli per condividere, che i problemi di tutti sono identici, cioè si sentono a volte trascurati dai genitori, a volte magari si sentono i sensi di colpa.
Golp, ma comunque sono dei fratelli veramente molto molto forti. Il senso di colpa purtroppo spesso limita la vita del fratello non disabile, che vive una vita fatta di privazioni, come profondo gesto d'amore verso l'altro. Mio figlio, che è anche un ragazzo gemello del fratello, che lo adora, però magari io vedevo che lui, quando era adolescente, usciva poco, quando era piccolino, perché magari dice: ma perché io sto bene e lui non sta bene? Quindi questi sensi di colpa si manifestano magari con delle attenzioni, con dei mutismi, con dei periodi magari a scuola che non va bene. Poi però la famiglia, se è unita, se è attenta, se ne accorge. Adesso sono dei fratelli stupendi. Il no della soprintendenza al progetto di riqualificazione, il comune che pensa anche ad un ricorso, questo è il punto della situazione sullo stadio Adriatico. I tecnici di Bisolidale stanno lavorando però anche ad un progetto meno impattante. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, appena terminata la riunione con i dirigenti del Pescara, i dirigenti della Lega di Serie B, per quanto riguarda il progetto Stadio Adriatico, cosa è uscito fuori? Vi è ovviamente un punto di vista differente da parte della sovrintendenza. Questo punto di vista differente significa naturalmente cercare di far emergere le nostre ragioni in sede giurisdizionale, quindi ci attiveremo nei tempi per spiegare il ricorso. E poi c'è l'idea comunque che questo progetto, che al momento non è neanche un progetto, è un concept, possa essere modulato per venire incontro alle esigenze di tutela storico-architettonica che sono state poste. Però è chiaro che se il tema è l'intero stadio, sarà un po' più difficile trovare una mediazione. Riteniamo appunto che si debba proseguire su questa via, perché è un'operazione che finisce per alleggerire le finanze comunali, che non sono più in grado di gestire uno stadio, costa 1 milione all'anno, significa far scattare un'operazione che vale almeno 40 milioni di euro, con evidenti riflessi sull'economia cittadina, significa creare posti di lavoro, significa dotare quell'area di Pescara di 1000 posti auto e significa, soprattutto, non dimentichiamocelo perché rappresenta la condicio sine qua non per questa operazione, realizzare un nuovo stadio per l'atletica, che significa anche riqualificare un'ulteriore porzione di città. Questo è l'interesse pubblico e su questa via vogliamo proseguire. Presidente Sebastiani, riunione con i tecnici della Lega per la vicenda stadio, cosa è emerso? Voi siete determinati comunque con il comune ad andare avanti? Sicuramente rilavoreremo il progetto e presenteremo il nostro preliminare di progetto, perché il tutto si è arenato su un vincolo, su un qualcosa che ancora non è presentato, quindi prendiamo atto del fatto che la sovrintendenza ha inserito questo vincolo soprattutto per Piccinato, però lavoreremo per cercare di trovare una soluzione. Il sindaco ha parlato di un ricorso che verrà fatto ad un organo terzo, questo potrebbe però portare ad un allungamento dei tempi. No, beh, quel ricorso è una cosa, la presentazione del progetto è un'altra, quindi noi andremo avanti con l'iter che ci eravamo dati, con i tempi che ci eravamo dati, e sicuramente qualche giorno in più verrà preso, però poi approfondiremo eventualmente con una conferenza di servizio quali sono i problemi e se si possono superare. È chiaro che non è che bisogna farlo per forza lo stadio, o soprattutto non è che bisogna farlo per forza nello stadio Adriatico. E adesso apriamo la pagina dello sport, il calcio di Serie B in primo piano con le designazioni arbitrali per la 17ª di campionato. Brescia-Pescara domani alle 18.30 sarà diretta da Leandro Di Paolo della sezione di Avezzano, con Calò e Soricaro assistenti. Lanciano-Cagliari invece mercoledì alle ore 18.30 sarà arbitrata da Gianluca Aureliano di Bologna Mondin e intagliata i suoi assistenti. E proprio di Pescara-Brescia ci occupiamo nel prossimo servizio. Delfino in trasferta senza Fiorillo. Dopo la gara con lo Spezia, il portiere ha accusato un leggero problema muscolare, non è stato convocato per la partita. Tornerà tra i pali il secondo Aresti. In campo anche Fiamozzi, turno di riposo a Zampano. In mediana probabile l'inserimento dal primo minuto di Selasi. E allora andiamo ad ascoltare insieme le parole del tecnico del Pescara, Massimo Oddo. C'è una materia che si chiama psicologia, su cui un allenatore può lavorare, pur non essendo uno psicologo, però
tante volte si può cambiare un atteggiamento, una mentalità, e questo sta all'allenatore. Probabilmente l'aver commesso un errore ti porta in una situazione simile futura, magari ad aver già vissuto quell'esperienza, a fare qualcosa di diverso. Di errori fino adesso ne abbiamo commessi tanti, tutti insieme, a partire da me, e questi errori devono servire per fare qualcosa di costruttivo, per cercare di sbagliare il meno possibile. Fiorillo probabilmente, io credo che abbia avuto qualche difficoltà e lui lo ha anche ammesso. Io prima di mandarlo in campo, prima cosa ho sentito lo staff sanitario. Nella partita precedente mi aveva detto che che avrebbe potuto giocare con la mascherina, e siccome questa scelta poi si è rivelata non giusta, la colpa non è di Fiorillo, perché i calciatori bisogna anche saperli conoscere, la colpa è mia, appunto, basta, ho sbagliato. A questo punto chi gioca domani a Brescia? Giocaresti. Fiorillo non è neanche convocato. No, ma Fiorillo non gioca domani perché ha un problema d'adduttore. Sì, è la verità, e non vi inventate cose. Non ci saranno tanti cambiamenti, penso un paio. Sì, penso uno in difesa e uno a centrocampo. Fiammozzi potrebbe giocare, anzi Fiammozzi gioca. Potrei dare un turno di riposo a Zampano tranquillamente. Una partita molto ostica, dobbiamo cercare di uscire dal campo senza prendere gol. Ma loro fanno un 4-4-2, ma anche quando giocano 4-4-2 loro con una punta si abbassano sempre sul mediano, soprattutto quando incontrano una squadra che hanno un play basso. Noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e facciamo bene, e migliorare quello che sappiamo fare meno bene. E adesso scendiamo in Lega Pro, sesta trasferta senza raccogliere punti per il Teramo. I biancorossi si illudono un paio di minuti per il vantaggio di Moreo e poi subiscono il pareggio appena prima dell'intervallo, crollando nella difesa sotto i colpi della Lucchese. Andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini. Il Teramo non guarisce dal mal di trasferta e torna ancora a mani vuote da una gara lontana dal Bonolis, per la precisione la sesta volta. A nutrirsi ora dei mali dei biancorossi è la non irresistibile Lucchese, che effettua il controsorpasso in classifica. E dire che il tecnico Vivarini si è affidato a inizio gara allo stesso 11 di partenza, risultato vincente sul Siena, quindi con Caidi, Dorazio e Altobello trio difensivo e capitan Speranza e il rientrante Perrotta in panchina. L'approccio della partita della Lucchese è buono e il Teramo deve guardarsi le spalle dalle iniziative degli uomini di Lopez, non in panchina perché squalificato per due giornate. Nolè è pericoloso in due circostanze, in particolare sulla seconda, e il compagno Benvenga a salvare involontariamente la porta del Teramo. L'avvio rabbioso dei toscani si sopisce dopo la conclusione sopra la traversa di Marchesi. Il Teramo si rende pericoloso con la bella giocata di Paolucci, che gira al volo il cross di Paolo Antonio, corretto e prolungato da Moreo, blocca Di Masi. Il finale di tempo condizionerà il resto della partita. Al 45esimo il Teramo passa in vantaggio con un gran gol di Moreo. Cenciarelli recupera palla e serve l'airone teramano, che dribbla e specie, fa partire un destro di pregevole fattura, potente e preciso, all'incrocio, imparabile per Di Masi. Ci sarebbero le condizioni perché il Diavolo vada all'intervallo in vantaggio, ma non è così. Durante il recupero Caidi rinvia e lascia lì un pallone su cui si avventa Fanucchi, che controlla, elude Altobello e con un diagonale all'apparenza non irresistibile fa secco Tonti, 1-1, che è una mazzata per i biancorossi, ed il peggio deve ancora arrivare. Si materializza ad inizio ripresa su una palla pizzicata da Fanucchi. Dorazio tenta il rinvio ma viene bruciato da Monacizzo, contatto tra i due che per schirru di Michelino è meritevole di calcio di rigore. Tra le proteste dell'11 biancorosso, negli 11 metri la trasformazione di Terrani è perfetta e in poco tempo il ribaltamento di risultato è servito. Il nervosismo tradisce il Teramo, il tecnico Vivarini viene spedito negli spogliatoi per proteste, entrano Calvano e Lenoci per Paolucci e Cenciarelli, ma la mossa vincente arriva dalla panchina della Lucchese. Entra l'ex aquilano Pozzebon, che al 19esimo triplica e chiude i conti. Sul cross di Nolè si avventa proprio Pozzebon, aiutato dalla deviazione di Altobello che spiazza Tonti, 3-1. È partita che il Teramo non riesce più a riaprire, nonostante l'ingresso di Da Silva, che comunque impegna Di Masi con una conclusione centrale. Più impegnativo l'intervento dell'estremo toscano su Moreo, che va vicino alla personale doppietta che avrebbe regalato più pathos al finale. Non è così, e alla fine
i numeri dicono che penalizzazione o no, la difesa del Teramo con 20 gol al passivo è la seconda peggiore del torneo, numero impietoso e che aiuta a spiegare dove siano i problemi più grossi del Teramo, al di là di tutto il resto. E ora si chiederà al Bonolis il nuovo scatto in più per non complicare ulteriormente la classifica. Brucia ancora la sconfitta dell'Aquila Calcio, patita dal Siena. Per il DS Battisti si tratta di uno stop legato soprattutto ad errori individuali che non deve vanificare quanto di buono fatto fino ad ora. Una sconfitta che fa male non solo per il risultato ma anche per le ingenuità che hanno condannato al cospetto di una nobile decaduta come il Siena, un'Aquila Calcio volenterosa e che ha interrotto in Toscana un'importante striscia di risultati positivi. A pesare, come spiega anche il DS Battisti, gli errori decisivi che hanno regalato ai bianconeri due rigori e che hanno vanificato gli sforzi dei ragazzi di mister Perrone, che dopo lo svantaggio erano riusciti a tornare in carreggiata pareggiando con Piva. Ma non è che uno si arrabbia perché gli errori si fanno in Serie A, ma soprattutto se non ci sono errori le partite finiscono in punto 0-0, quindi penso sia pure una cosa abbastanza normale, però la rabbia viene perché noi non ci possiamo permettere, soprattutto in un momento del genere, disattenzioni che possano pregiudicare il risultato e i punti che per noi sono determinanti. Eppure in 10 l'Aquila ha retto bene il campo, sfiorando addirittura il pareggio, prima di capitolare sul 3-1 a causa di un gol preso nel finale, con il più classico dei contropiede. No, dal punto di vista del gioco no, perché abbiamo tenuto bene soprattutto all'inizio la loro naturale veemenza dopo il cambio dell'allenatore, giocano in casa dopo una sconfitta, quindi sapevamo che dovevamo tenere bene le loro sfuriate, ma sinceramente avevamo contenuto molto bene e anche dopo essere passati in svantaggio credo che la squadra abbia sicuramente fatto una buona prestazione sia nella seconda metà del primo tempo che nel secondo tempo. Anche in 10 credo che la squadra abbia dimostrato di avere la possibilità di giocarsela con tutti alla grande. Peccato per il risultato, però quando è giusto che quando si sbaglia si paghi. All'orizzonte poi c'è il mercato, con la società che ha le idee chiare e che non cambia obiettivi alla luce della sconfitta di Siena. Ma il mercato non è che cambia a seconda della sconfitta o della vittoria o della buona prestazione o della cattiva prestazione. Noi abbiamo le idee chiare, vediamo un attimino tra una quindicina di giorni quali considerazioni fare. Andiamo avanti adesso, Serie D, appuntamento con la Vittoria nuovamente rinviato per il Chieti che non va oltre l'1-1 contro la Recanatese. Il gol di Di Massimo ha permesso ai neroverdi di pareggiare il vantaggio leopardiano siglato con l'ex Miani. Solo un pareggio per il Chieti a Recanati in una gara combattuta che ha visto comunque una squadra volitiva e che ha profuso tutte le energie per cercare di conquistare l'intera posta al cospetto di una Recanatese che si è dimostrata un osso duro. Per la squadra del presidente Giorgio Pomponi è un pareggio che soddisfa poco, che lascia l'amaro in bocca e la squadra nel limbo di metà classifica in attesa di una settimana, l'ennesima, che potrebbe regalare altre sorprese. Prima della gara apprensione per un leggero malore occorso ad un tifoso teatino. Al terzo la prima emozione di marca locale con una conclusione a scendere di Cianni che sfiora la traversa con Fatone però sulla traiettoria. Il Chieti spinge ma sono i marchigiani a rendersi ancora pericolosi all'11esimo con il bomber Miani che allarga troppo il compasso mandando la sfera di pochissimo al lato. La squadra di Donato Ronci appare volitiva, ma dopo una settimana particolare la tensione è palpabile. Al 17esimo c'è un mezzo pasticcio fra Vitale e Fatone con la palla che finisce in calcio d'angolo. Al 19esimo si vede per la prima volta la squadra teatina con un tiro dai 25 metri di Dos Santos fuori misura. I ragazzi di Ronci ci credono e al 29esimo è Bocchino con un tiro angolato a chiamare alla parata a terra Verdicchio. Ma l'occasione più pericolosa dei neroverdi arriva al 32esimo quando ancora Dos Santos in area tira botta sicura trovando la respinta miracolosa di Falco. Il Chieti gioca a sprazzi al 43esimo Evansia a chiamare al miracolo Verdicchio che respinge quasi distinto. L'avvio di ripresa è però amaro per gli abruzzesi. Al sesto la Recanatese si rende infatti pericolosissima con un colpo di testa di Falco a due passi da Fatone che respinge distinto. Il portiere ospite non può nulla però al settimo con il vantaggio griffato da Miani che è servito da Garcia con un pallonetto batte l'estremo nero-verde. Il Chieti non ci sta, reagisce con un tiro dalla distanza di Bocchino al nono minuto e con la respinta di Verdicchio.
Passa qualche secondo e al decimo il Chieti chiede un rigore per un sospetto contatto in area marchigiana ai danni di Dos Santos. Verdicchio protagonista un attimo dopo quando respinge una conclusione di Varone in calcio d'angolo. La gara ora non regala un attimo di respiro e così al quarto d'ora arriva il pari di Massimo con una deviazione probabilmente di Patrizzi che inganna il proprio portiere. La gara resta equilibrata e alla mezz'ora c'è una buona opportunità per il neoentrato Latini della Recanatese che chiama al salvataggio Fatone. Il finale di match vede attacchi dall'una e dall'altra parte con al 41esimo un'occasionissima per i padroni di casa sugli sviluppi di un angolo di Cianni e con Sciongo che in mischia non riesce a trovare il varco giusto. Dopo 3 minuti di recupero arriva alla fine con i giocatori del Chieti a rapporto dai tifosi tutt'altro che contenti della prova della squadra. E ancora una notizia che riguarda la Serie D, rinforzo per l'Avezzano, il centrocampista Andrea Censori che in settimana ha rescisso con il Campobasso dovrebbe accasarsi con la squadra bianco-verde. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora, vi ricordo tra poco il TG6 L'Aquila alle 14.45 e poi la seconda edizione del TG6 alle ore 19. Grazie ancora per essere stati con noi, buona giornata.